gli ingredienti per la torta al cioccolato e cocco morbidissima. Allora, ci vorranno 100 g di farina di farro integrale e 100 g di farina di cocco, 300 g di cioccolato fondente, 80 g di zucchero integrale di canna, 150 ml di latte di soia o come nel mio caso latte di mandorla, comunque un latte vegetale, 60 g di olio di mais e un cucchiaino di bicarbonato. Questi sono gli ingredienti, procediamo con la preparazione. Eccoci qua, per prima cosa uniremo le farine, quindi la farina di farro integrale con la farina di cocco, lo zucchero, schiacciamo bene questo tipo di zucchero, ormai lo sapete, quindi gli ingredienti secchi il cucchiaino di bicarbonato. Amalgamiamo e mescoliamo bene. A parte scioglieremo il nostro cioccolato fondente con il latte e andremo ad aggiungerci anche l'olio. Una volta sciolto bene il nostro cioccolato fondente, possiamo andare ad unire i liquidi alle farine. Potete immaginare il profumo, eh? Iniziare a mescolare. Ok, una volta messo il nostro composto nella teglia possiamo infornare a 180 gradi per 25-30 minuti. Eccola qui, la torta al cioccolato e cocco è pronta. È stata in forno per 3-25 minuti e dopodiché l'ho lasciata raffreddare e ci ho spolverato su dello zucchero a velo. Vi ho tagliato una fetta per mostrarvela anche all'interno. Vedete? È bella morbida e vi assicuro che è deliziosa. Spero si veda qualcosa. Vediamo così, ok. Vi assicuro che è deliziosa. Provatela e poi mi fate sapere. E niente, ragazzi, io spero che questa torta semplicissima e vi assicuro anche leggera vi sia piaciuta. Scrivetemi tutto nei commentini, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!